Non poteva mancare anche lui, il re delle pietanze della cucina sassarese, nella campagna elettorale per le amministrative del 25 maggio. Questa mattina militanti dell'IRS hanno improvvisato un'arrostita di Zimino in piazza Fiume per sollevare il problema della messa al bando della prelibatezza sassarese da parte dell'Unione Europea. Simone Maulo, dell'IRS. Ma diciamo, questa è un'azione provocatoria, in quanto lo Zimino a Sassari è ancora illegale, la comunità europea ha dato l'ok, stiamo ancora aspettando che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana, ma la fiorentina la mangiano perché è piatto tipico in tutta Italia, la pagliata a Roma la mangiano, a Sassari lo Zimino non si mangia, è sempre la solita anomalia. E come ci aveva rivelato il dottor Pasquale Tiresu, responsabile del servizio igiene degli alimenti di origine animale dell'ASL numero 1 di Sassari, nessuna pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale potrà restituire lo Zimino ai sassaresi fino a quando la Regione non farà pressione sul Ministero per arrivare fino all'Unione Europea e modificare il regolamento. Una battaglia che può partire dall'isola ma che deve avere l'appoggio delle istituzioni nazionali, così come è avvenuto in tempi brevissimi per la liberazione della bistecca fiorentina. L'arrostita in piazza attira la curiosità dei passanti che approvano in pieno l'iniziativa e sostengono di essere degli incalliti fuori legge. Lo mangiate lo stesso anche se non è legale? Ah, io sì, se mi capita, sì, io lo cerco, anche qua a volte non lo trovo, certo che sì. Ascolti, ognuno decide di morire come vuole. Io decido di morire mangiando un zimino, che non lo puoi dire, non capisco.